Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sta per finire Sampdoria-Napoli con gli azzurri che stanno vincendo per 2-0 in casa della Sampdoria. Direi ragazzi, anche meritatamente. Una partita diciamo quasi a senso unico comunque, perché ragazzi le statistiche parlano anche chiaro. 22 tiri per il Napoli, 9 per la Samp, di cui 8 in porta per il Napoli e solamente 2 in porta da parte della Sampdoria. Ragazzi, allora, secondo me poteva essere una partita piena di insidie. Perché comunque diciamo che la Samp in campionato per adesso ha collezionato solamente 2 vittorie. E tra l'altro, ragazzi, la seconda vittoria l'ha collezionata nella giornata precedente. Quindi pensavo e speravo prima di ieri, prima che giocasse l'Inter, che la Sampdoria potesse fare qualcosa e che secondo me sarebbe stata una partita un po' tirata. Mentre, ragazzi, dopo che l'Inter ha pareggiato col Monza, speravo veramente, ragazzi, di cuore che il Napoli vincesse oggi. Perché onestamente non credo più allo scudetto. E il Milan, diciamo, non vorrei che il Milan recuperasse dei punti nei confronti del Napoli. Prima di parlare della partita, io come sempre vi chiedo di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. E ovviamente, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate della prestazione sia del Napoli sia della Sampdoria. La partita ancora non è finita, ragazzi. Siamo al 90esimo e sono stati assegnati 4 minuti di recupero. Però, ragazzi, ormai non c'è poco di cui parlare. Samp, ragazzi, che rimane in 10 al 30, 38esimo per espulsione di Thomas Rincon. C'è stato un calcio di rigore che per te non ha sbagliato. Ci sono state un po' di proteste, ragazzi, sul rigore. Tante proteste sul rigore. Però, comunque, ragazzi, c'è stato poco di cui lamentarsi perché alla fine poi Politano il rigore se lo mangia. Al 19esimo segna Victor Osimhen su assist di chi? Del maestro, del terzino più forte del mondo, ovvero Mario Rui. Poi, ragazzi, appunto arriva il rosso della Samp, che comunque già da lì aveva tanti problemi nel riuscire a trovare dei varchi nella difesa del Napoli. In più, ragazzi, arriva questa espulsione che mette ancora di più in difficoltà i padroni di casa. Finisce il primo tempo, ragazzi. Partita poi che non si sblocca sul secondo, fino a quando all'82esimo c'è un rigore per il Napoli. Chi va a batterlo? Elmas, ragazzi, lo segna. E porta avanti per 2-0 il Napoli. Ormai, ragazzi, come ho già detto, siamo già al 92esimo, quindi mancano 2 minuti alla fine della partita. C'è poco da dire. Napoli, che adesso, ragazzi, come possiamo vedere benissimo in classifica, allunga sulle inseguitrici a 44 punti. In questo momento, quella che gli sta subito sotto è la Juventus, a meno comunque però 7 punti, in attesa del Milan che giocherà stasera contro la Roma in casa. Però giocheranno in casa i rossoneri. Rossoneri che in caso di vittoria andrebbero a 39 punti, quindi a meno 5 dal Napoli. Però l'importante è che abbia vinto il Napoli, perché ragazzi, in caso di sconfitta sarebbero rimasti a 41, il Milan vincendo sarebbe andato a 39, e già lì, ragazzi, la situazione stava cominciando a scivolarci dalle mani. Ripeto, vista la partita di ieri dell'Inter, mi va benissimo che sia finita in questo modo. Ormai, ragazzi, l'ho già detto già nel video di ieri, siamo da zona Champions, non di più, non di più. Osimhen, ragazzi, che continua a segnare, sta facendo molto 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 bene. Una Sampdoria che secondo me, ragazzi, aveva poco da dire, cioè nel senso che secondo me poteva fare molto meglio. Però diciamo che alla fine in campo ha fatto veramente molto molto poco. Kvaratskhelia non mi è piaciuto oggi, ragazzi. È un po' sottotono per adesso Kvaratskhelia, devo dire. Un po' sottotono. Diciamo che non sta incidendo come incideva nelle altre partite. O comunque come incideva prima della sosta del mondiale. Però, ragazzi, ripeto, è la seconda partita. Dopo il rientro ci sono stati tanti mesi di stop, circa 2 mesi. Kvaratskhelia con la Georgia non era neanche qualificato al mondiale, quindi comunque si è allenato con la squadra. Però diciamo che lo stop così lungo ha fatto, secondo me, male a molti giocatori. Parlo in primis dei miei, parlando da Calhanoglu, che comunque, ragazzi, secondo me non è rientrato nello stesso modo. Lukaku, che comunque, raga, il problema è già da prima che esisteva, perché comunque Lukaku, ricordiamoci che è stato fermo per infortuni e tutto il resto. Però dico anche altri calciatori, Calhanoglu, come si chiama, Lukaku, diciamo che si vede che stanno avendo un rallentamento soprattutto nella forma fisica e sull'atteggiamento in campo. Però ripeto, ragazzi, contentissimo, lo dico veramente seriamente,
che il Napoli abbia vinto, così sta lontana perché l'ho detto, se non dovesse vincere l'Inter lo scudetto, sono contento che lo vinca il Napoli e non la Juventus e il Milan, anche perché ragazzi il Milan l'ha vinto l'anno scorso, vincerlo quest'anno vuol dire la seconda stella, vuol dire che io mi metterei a piangere. La Juventus, ragazzi, sappiamo benissimo, sono interista, quindi cosa potrei dire di più? Quindi sono contentissimo se non dovesse vincere l'Inter e non lo vincerà al 99,9%, che lo vinca il Napoli. Quindi complimenti a questo Napoli per aver vinto in casa della Samp, poteva essere una partita molto ostica, invece il Napoli è riuscito a gestirla molto 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 bene. Io come sempre, ragazzi, vi chiedo di commentare qui sotto al video dicendomi un vostro parere sulla prestazione del Napoli e sulla situazione classifica, chi secondo voi, diciamo, è messo meglio, chi è messo peggio, chi ha più possibilità di vincere lo scudetto a parte il Napoli. Chi invece rischia di uscire addirittura fuori dalla Champions e queste cose varie. Io invece, ragazzi, come sempre, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e ci vediamo stasera con il post partita di Milan Roma. Bella, ragazzi.